Nel passato la politica controllava l'economia. Oggi l'economia, per effetto della globalizzazione, sfugge al controllo della politica. Alcuni anni fa è stato scritto un libro, molto interessante, da parte di giuristi ed economisti, che si chiama Nazioni senza ricchezza e ricchezza senza nazioni. Intendeva dire questo, che ci sono ricchezze che si spostano sul mondo, nel mondo senza avere una paternità statale. Può essere un operatore italiano che produce in Cina e investe in California, o viceversa. E ci sono anche nazioni senza ricchezza, perché i loro uomini producono in tante parti del mondo. E che i cittadini hanno un po' in tutto il mondo occidentale una maggiore consapevolezza dei propri diritti rispetto al passato. Ci si parla continuamente di diritti. Ma tra i diritti generano domande. Voglio questo, diritto questo, ho bisogno di questo, ma le capacità di risposta sono limitate rispetto alla intensità e alla vastità delle domande. Questo scarto tra capacità di domanda e capacità di risposta crea una grande difficoltà alle democrazie. Cioè che le nazioni di recente modernizzazione, penso alla Cina e all'India, stanno dicendo: scusate, voi avete inquinato per circa un secolo, adesso fate inquinare un po' con noi, che altrimenti noi non vi raggiungeremo mai. Questo primo. Il secondo problema è la guerra. Guardate, la guerra, credo fino a 20 anni fa, era considerata una cosa del passato, uno strumento vecchio, antico. La guerra è tornata ad essere nella nostra quotidianità. L'immigrazione. Le grandi immigrazioni stanno creando moltissimi problemi a tutto il mondo occidentale e sta mutando il concetto di cittadinanza. Il terrorismo, che sta ponendo in discussione non solo la nostra sicurezza, ma guardate anche la nostra libertà, perché le misure prese per contrastare il terrorismo e limitano enormemente, noi non ce ne accorgiamo, ma limitano notevolmente il nostro diritto alla riservatezza. Una gran parte delle nostre conversazioni sono ascoltate in tutte le parti del mondo, i nostri movimenti, gran parte dei nostri movimenti sono controllati. Sapete che c'è stata una grande vertenza tra Stati Uniti e Unione Europea, perché gli Stati Uniti chiedevano che le compagnie americane potessero disporre tutti quanti i dati su chi prendeva gli aerei in Europa. Le risposte nazionali diventano impotenti di fronte al terrorismo, di fronte all'immigrazione, di fronte alla guerra. Non ci sono risposte nazionali che possono essere date. Sono in corso processi di, questa è una parola che si usa poco, di disumanizzazione. La tratta degli immigrati, il turismo sessuale, la tortura, la riduzione in schiavitù.